Abbiamo parlato qui al Mobile Factor dell'Engage Conference, in quanto Adcaora è ormai posizionata sul mercato come un'agenzia di mobile marketing e advertising, e questo ci sembrava l'occasione giusta per raccontare il nostro approccio al mobile. Un approccio che parte dall'audience, quindi va a evidenziare quelle che sono le audience disponibili sulla nostra DMP, a individuarle, a arricchirle con i dati di prima parte grazie ai dati condivisi sulle properties intragruppo con Banzai e Mondadori, e ci consente di raggiungere l'audience specifica, di costruirne un'esperienza utente, quindi un formato, una creatività, una rich page interattiva che possa dare all'utente quelle informazioni legate al brand che siano essenziali all'interno di un device piccolo, come quelle di raggiungere engagement, interattività e completare un processo d'acquisto online oppure offline basandosi su quello che è avvenuto su mobile. I punti di forza di Adcaora sono sicuramente la DMP, la base dati, quindi i dati di prime parti con editori diretti piuttosto che l'arricchimento di questi dati grazie a properties in casa, e l'utilizzo di quei dati per costruire delle esperienze ad hoc che siano sia su placement dedicati, quindi su app legate magari a vertical, su sport e fitness come Runtastic, Runkeeper, piuttosto che a costruire esperienze uniche e personali dell'utente all'interno di un brand, sfruttando l'oscillometro, quindi shake experience, sfruttando l'audio del telefono, audio engagement, per far sì che l'utente ricordi il brand attraverso una propria esperienza personale sul device e ne completi il processo da, come dicevamo prima, da audience a azione finale.